Allora, non so se ve l'avevo anticipato nell'ultimo vlog, ma domani ci sarà il primo evento qui al Bloom Lab. Primo evento fisico con ragazze di Bloomwell, ma anche non di Bloomwell. Quindi sarà una bellissima occasione per conoscerci e abbracciare tantissime delle ragazze che con cui parliamo praticamente da mesi. E quindi, siccome domani sarà l'evento, ma oggi c'è tutta la fase di allestimento, che volete anche voi andare direttamente all'evento e non vivere con me tutto questo giorno prima? No, lo fate insieme a me, soffrite! E iniziamo, perché ci aspetta una bella giornatina! Questa mattina è iniziata con Mercato dei Fiori. Domani ci sarà un workshop della nostra Silvia Mani d'Oro. Silvia, come sapete, è la mia amica che ha il suo brand di gioielli, Preziosa, ma è veramente bravissima con tutti i lavoretti. Se pensate, è lei che ha dipinto il quadro che abbiamo sopra il letto, e domani aiuterà le ragazze a creare le loro ghirlande. Abbiamo preso tutto e questa mattina siamo andate a prendere le ultime cose, nonché le cose più importanti, i fiori, perché saranno ghirlande di fiori secchi, una cosa super carina che le ragazze potranno poi portarsi a casa. Comunque di colore. E qui c'è un mix tra stabilizzati e secchi, poi voi naturali e poi colorati. Sì. Se a te piace, no, questo. Beh, allora, beigiolino, tu considera che il nostro è bianco. Ok, vediamo, prendi la ghirlanda che sono andato. Al Mercato dei Fiori io ne ho approfittato, ho preso anche dei bellissimi tulipani che faranno un po' da centro di tutto per questo Bloom Lab, perché Bloom Lab, fiori, bloom, fiorire, quindi ci devono essere fiori per forza. E adesso ho giusto mezz'oretta per portarmi avanti con il lavaggio delle coconut balls. Le ragazze mangeranno da queste ciotole di cocco, quindi vanno ben lavate e messe ad asciugare. Quindi ora facciamo questo, che è un bel lavoro amanuense. Nel frattempo io e Jimmy ci alterniamo un pochino con i lavoretti, cioè ci alterniamo, ci sono andati dei lavoretti un po' diversi. Lui è in modalità elettricista, tutto fare, abbiamo una luce decente, non solo un lampione laggiù, quindi anche questo sistemato, yes. Ne ho una vagonata da lavare, quindi è bene iniziare. Un po' di acqua e sapone, lasciarla asciugare, non in lavatrice né nulla. Quindi non so se le avete, le coconut balls, ma questi sono i consigli che leggo sul sito in realtà. Cioè, questi LED, no? Troppo gialla, perfetta raga, top. E tada! Tutte pronte, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, adesso ne prendo altre. Ma tu stai aiutando un pochino, vai, supporto morale. A ogni ragazza sarà data una gift bag con qualche prodotto di MyProtein. La gift bag è meravigliosa ed è di MyProtein. Guarda questa di tela, bellissima, veramente veramente belle. Avremmo voluto logarle scrivendo Bloomwell o la nostra B,
ma purtroppo non c'è stato modo, tempo e sinceramente la soluzione che avevamo trovato era troppo onerosa, quindi sicuramente per la prossima volta studieremo qualcosa di meglio e più efficace, ma per ora va così. Abbiamo pensato a qualcos'altro di nostro da mettere, ma all'interno delle gift bag ci andranno i prodotti dei nostri sponsor, che sono MyProtein e Theology. E basta, quindi ora allestimento gift bag che andremo a mettere su questo tavolo. Ora ci vedete le sedie, ma le sedie si sposteranno ovviamente, e andremo a mettere su questo tavolo in esposizione, così che poi le ragazze quando andranno via potranno prendere su. Quindi tavolo. Praticamente ogni ragazza si troverà dentro la gift bag questi Vital Bites, che sono delle tipo Nourish Balls, no? Quelle palline super esplosive di gusto, piene di nutrienti. Clear Whey, queste sono super fresche da sciogliere nell'acqua. E poi uno fra un biscotto al cioccolato oppure un biscotto con il ripieno di cioccolato e caramello salato. Tutto è vegano per eventuali intolleranze o preferenze. That's it. Finirà mai alle 5. Poi sì, perché poi tra una cosa che fai, che fai, che dici, e... esatto. Ma poi le valigie sono pronte o? Le valigie ce le pronte? Vabbè, sì, vai per partire. Ma secondo te, Enza, dimmelo, secondo te le valigie sono pronte? No. Ah, ecco, allora sì che mi conosci. Perché siamo l'ultimo. Sarebbe bello fossero pronte. Sì, che dici. L'idea sarebbe, perché a me piace, il giorno della partenza odio fare le cose di fretta. Eh sì, perché poi dopo fare le cose di fretta e ti dimentichi anche le esatto. cose. Esatto. Una cosa che devo fare per la parte di, ghirlanda, è dividere questi rocchetti, che sono dei rocchetti di fil di ferro molto sottile, che serve per tenere su i fiori o i pezzettini, in due, perché sono 45 metri e sono 4, ma ogni ragazza ne serve praticamente la metà e sono essenzialmente il doppio. Quindi adesso utilizzo questi bastoncini e io ce li avvolgo tutto intorno. Lavoro molto time consuming, ma penso che mi rilasserò molto. Dopo una breve pausa dove sono riuscita ad allenarmi un pochino, perché ragazzi sto andando fuori di testa, quindi 20 minuti, però 20 minuti ho fatto qualcosina, mi sono cambiata e un pochino in pigiamata, ma ora sono pronta perché vi devo far vedere una cosina. Partner di Bloomwell per questo evento è anche Theology, che è un brand di skincare con prodotti a base di tè. Quindi avremo una makeup artist bianca specializzata in skincare che spiegherà alle ragazze come prendersi cura della loro pelle e utilizzerà i prodotti di Theology. Sono super esaltata perché sapete che io e la skincare non abbiamo un bellissimo rapporto, ma prendersi cura della propria pelle è un atto di benessere. Siamo super felici di essere riuscite a integrare questo workshop e ogni ragazza poi riceverà nella gift bag, adesso vado ad aggiungere altri due prodottini in regalo, e si svolgerà qua su, quindi
c'è un problema perché ovviamente non è mai piovuto, siccità in tutta Italia per un anno, ovviamente ora è maggio, periodo delle piogge. Sembra di essere, non so, in Indonesia. Quindi probabilmente domani piove. Avevamo pensato a un workout la mattina al parco, ma mi sa che lo faremo qui. Ovviamente dovremo farlo un po' a turni, insomma ci dobbiamo adeguare, il tempo è monello, quindi ci dobbiamo adeguare. Quindi io ora lo allestisco perché facciamo le clip pre-evento, quindi tipo quelle un pochino più istituzionali, e poi però mi sa che dovrò smontare tutto perché domani mattina la prima cosa sarà l'allenamento. Quindi let's go! Ora bisogna liberare questo angolo, perché se domani alla fine dobbiamo fare allenamento in casa, che sicuro, deve esserci spazio. Quindi la panca va in camera da letto. Camera da letto sta diventando un... Camera da letto tra un po', stasera non si va a letto. No, per fortuna nulla è sul letto. Però dai, vabbè. Te dormi sulla panca e io sul box. Senti, non... Se vieni andrei direttamente un attimo su Silvia, senza appoggiarlo questo. Vai. Con le rotelle? Sì, io non so se è più dritta possibile. Ehi, sì. Se ne volavano di sotto tu lo vedi il casino. Anche perché c'è la tua fotocamera. Sì, vabbè. Ero già pronto a riprendere in mano un obiettivo invece di circolare la sottiletta. Ma sta riccando. Scatto foto in 2D. Raga, io sono un disastro. Scatto foto in 2D perché... No, vabbè. A tal punto che si è svegliata l'una e ha detto, raga, ma devo venire a controllare la situazione. No, vabbè. Cosa cazzo? Stavo per combinare. E questo è il setup per il workshop di skincare di domani. La makeup artist si metterà lì con la sua torretta seduta, non so come si chiama, e farà fare tutta la sessione di skincare alle ragazze. Tu hai aiutato in tutto questo? Eh? Oh, non farla gnorri, ti vedo, eh? Ti vedo, amore. Ok, niente, no, lei ha dormito tutto il giorno perché diluvia. Io ora mi appresto a andare a ritirare l'ultima cosa e poi posso svenire. Mi sembra un ottimo programma. Ultima commissione, sono venuta a ritirare dal mio stamperino un regalino da parte di Blue. Anche perché voglio andare a letto presto e essere carica per domani. Quindi direi basta, abbiamo fatto quasi tutto. Buonanotte, a domani con il video fighissimo della giornata evento. Muah!